Matrix, il classico del 1999 che ha definito una generazione di film di genere. Molti di voi conosceranno le famose scene e le citazioni del film, ma quanti di voi conoscono i dettagli più sottili e le curiosità nascoste? Nei primi momenti del film c'è una scena in cui Neo osserva un lavavetri al lavoro sulla facciata del palazzo Metacortex, dove lavora. Se si osserva attentamente, il movimento e la traccia delle gocce d'acqua lasciate dal lavavetri sembrano simulare il flusso del codice di Matrix, con le gocce che scendono verticalmente, come il caratteristico digital rain del film. Matrix rende omaggio al Prigioniero, una serie TV britannica di fantascienza cult degli anni 60, che racconta la storia di un agente governativo che si risveglia in un villaggio misterioso dopo aver tentato di dimettersi. Durante una delle scene di inseguimento in Matrix, Neo passa davanti a un televisore che trasmette un episodio proprio del Prigioniero. Una delle scene più iconiche è quella della lotta di Trinity all'inizio del film. In questa sequenza vediamo Trinity eseguire movimenti in slow motion e combattere contro numerosi agenti, esibendo una coreografia impressionante e tecniche di combattimento avanzate. La scena è diventata talmente famosa che è stata ripresa in vari film. Per esempio, in Scary Movie, la scena viene riproposta in chiave umoristica, esagerando gli elementi più spettacolari per effetto comico. Anche in Shrek si trova una parodia simile durante una scena di lotta, dove Fiona mostra abilità di combattimento sovraumane in uno stile molto simile a quello di Trinity. Prima che Neo incontri Morpheus, sul suo computer appare un articolo che descrive Morpheus come un leader terrorista rinomato. Questa descrizione antepone una narrazione negativa da parte del Matrix, cercando di influenzare la percezione dello spettatore prima ancora che la figura di Morpheus sia completamente sviluppata nel film. La scena con la donna in abito rosso è iconica e serve a insegnare a Neo a non lasciarsi distrarre da ciò che vede all'interno del programma. Un dettaglio interessante di questa scena è l'utilizzo di gemelli e triplette come comparse, il che contribuisce a creare un senso di déjà vu e ripetizione, suggerendo sottilmente che l'ambiente è controllato e artificiale, proprio come un programma informatico. I'm Beginning to See the Light è una famosa canzone jazz interpretata da Duke Ellington e Ella Fitzgerald. Gioca un ruolo molto importante nel film. Sentiamo la canzone quando Neo incontra l'oracolo, un momento chiave in cui inizia a realizzare il suo potenziale e le possibilità che si aprono davanti a lui. La scelta di questa canzone non è casuale. Essa allude all'illuminazione di Neo riguardo alla sua capacità di essere l'eletto e simboleggia la sua transizione da una vita di ignoranza a una conoscenza e comprensione profonda. Matrix utilizza filtri di colore distintivi per aiutare gli spettatori a distinguere quando gli eventi si svolgono all'interno del Matrix o nel mondo reale. Le scene all'interno del Matrix sono caratterizzate da una tonalità verde, che evoca anche il senso di un ambiente artificiale e manipolato. Al contrario, le scene del mondo reale hanno un tono bluastro, più freddo, che comunica una sensazione di cruda realtà. Per prepararsi ai loro ruoli nel film, gli attori hanno dovuto immergersi in una serie di letture filosofiche complesse. Tra queste spicca il libro Simulacra and Simulation, un'opera che esplora le tematiche della realtà, simulazione e illusione della verità. Il libro appare anche fisicamente nel film. Neo lo usa per nascondere programmi illegali e i suoi concetti permeano l'intera narrativa, interrogandosi su cosa sia reale e come le percezioni possano essere manipolate. Quando Neo viene catturato dagli agenti, viene mostrato il suo file. Questo contiene informazioni dettagliate come la data di nascita, l'11 marzo 1962, e il suo livello di istruzione. Questi dettagli servono come strumento narrativo per mostrare come il Matrix controlli e monitori ogni aspetto delle vite all'interno del sistema. Prima di ricevere la chiamata da Morpheus, Neo utilizza una penna multicolore per firmare al lavoro. La penna offre opzioni di inchiostro rosso, verde, blu e nero, e Neo sceglie il blu. Questa scelta potrebbe simboleggiare la sua iniziale riluttanza a confrontarsi con la realtà, dato che più tardi nel film la pillola rossa rappresenta la verità brutale della realtà, mentre la pillola blu permette di rimanere nell'ignoranza confortevole del Matrix. La scelta dell'inchiostro blu anticipa quindi la sua iniziale indecisione di fronte alla verità. Il concetto di mettere in dubbio la realtà è un tema centrale presente nell'intero film. Questo è evidenziato dal personaggio di Neo, il quale pone una serie di domande fondamentali nella prima metà del film. Queste domande riflettono il suo crescente dubbio sulla realtà del suo mondo e il desiderio di comprendere la verità nascosta dietro le apparenze. Il suo costante interrogarsi rappresenta il viaggio filosofico di ogni individuo verso la comprensione di ciò che è veramente reale, stimolando anche gli spettatori a riflettere su cosa accettiamo come realtà. Una frase apparentemente innocua all'inizio del film può essere vista come una premonizione delle scelte future di Neo. Quando Choi, un cliente di Neo, viene a comprare un disco, nota che Neo è stressato e gli dice «devi staccare la spina». Questa espressione, sebbene possa sembrare un semplice consiglio per rilassarsi, anticipa la decisione cruciale di Neo di staccarsi letteralmente dal Matrix per scoprire la verità. Un dettaglio divertente e meno noto riguarda la creazione della pioggia digitale, o Digital Rain, che è diventata uno dei simboli visivi più iconici del film. Simon Whiteley, il designer di produzione, ha utilizzato un approccio creativo per sviluppare questo effetto.
Ispirato dai libri di cucina giapponesi di sua moglie, Simon ha incorporato caratteri giapponesi nel design del codice che scorre verticalmente sullo schermo. Neo è spesso visto riflettere su superfici come specchi, vetri e persino negli occhiali da sole di Morpheus e degli agenti. Queste riflessioni sono metaforiche e servono a enfatizzare la dualità e la lotta interna di Neo mentre cerca di comprendere la sua vera identità e il ruolo nel mondo reale rispetto a quello del Matrix. Ogni riflesso rappresenta una versione leggermente diversa o distorta di Neo, simboleggiando le sue incertezze e la sua trasformazione. I numeri delle stanze in cui troviamo Trinity e Neo non sono scelti a caso. Trinity si trova nella stanza numero 303. Il numero 303 può essere interpretato come un riferimento alla Santissima Trinità, un simbolo del cristianesimo che rappresenta l'unità di Padre, Figlio e Spirito Santo, riflettendo il nome del personaggio e il suo ruolo fondamentale nella storia. Neo vive inizialmente nella stanza 101. Questo numero potrebbe essere visto come un simbolo del principio, dell'inizio del suo viaggio e della sua trasformazione. Inoltre, il one-to-one è spesso utilizzato in ambito educativo per indicare le basi di qualsiasi materia, suggerendo che Neo è all'inizio del suo apprendimento sulla vera natura del Matrix. Il personaggio di Switch doveva rappresentare un concetto molto avanzato per l'epoca, la fluidità di genere. Nello script originale, Switch doveva apparire come un maschio nel mondo reale e come femmina nel Matrix. Questa scelta riflette le riflessioni personali delle Wachowski sulla propria identità di genere, che entrambi hanno esplorato e espresso pubblicamente negli anni successivi. L'idea di Switch come personaggio fluido nei generi sottolinea uno dei temi più profondi del film, la libertà di esprimere e definire la propria identità in un mondo dove le apparenze fisiche possono essere trascendenti. Neo nota un gatto nero che passa due volte, un fenomeno che lui descrive come un déjà vu. Questo evento è significativo perché, come spiegato da Morpheus, i déjà vu sono in realtà glitch nel Matrix e indica che qualcosa nel sistema è stato modificato. La scena accentua il tema del controllo e della sorveglianza e segnala un'imminente insidia per i protagonisti. All'interno del Matrix, gli elenchi telefonici appaiono sia nell'ufficio di Neo sia nella cucina dell'oracolo. Questo dettaglio sottolinea la natura costruita e ripetitiva del Matrix, dove elementi banali del mondo possono essere duplicati per creare un senso di normalità illusoria. L'inclusione degli stessi oggetti in contesti diversi allude alla manipolazione della realtà operativa del Matrix. Quando Neo visita l'oracolo, lui nota una scritta sul muro della cucina che dice «Temet nosce», una frase latina che si traduce in «conosci te stesso». Questa frase, proveniente dall'antica filosofia greca e incisa anche al Tempio di Apollo a Delfi, risuona profondamente come il viaggio di Neo verso la scoperta di sé e il suo destino come prescelto. Il consiglio dell'oracolo enfatizza l'importanza dell'autoconoscenza e della comprensione del proprio ruolo nel mondo. Il tema del «Segui il coniglio bianco» nel film è un chiaro richiamo a Alice nel Paese delle Meraviglie. Questo riferimento inizia quando Neo riceve un messaggio criptico sul suo computer che lo invita a seguire il coniglio bianco, un indizio che lo porterà a scoprire la realtà del Matrix. Successivamente, Neo segue una ragazza con un tatuaggio di un coniglio bianco che lo conduce a Morpheus. La lotta finale tra Neo e l'agente Smith nella stazione della metropolitana è fortemente ispirata dai duelli dei film western. Prima di iniziare la lotta, i due si fronteggiano in uno stile tipico dei western, con la telecamera che si muove lentamente da uno all'altro mentre pezzi di carta volano attraverso lo scenario, evocando l'immagine dei duelli classici. E con questo concludiamo il nostro viaggio tra i segreti di Matrix. Spero che le curiosità che abbiamo scoperto insieme abbiano arricchito la vostra esperienza di spettatori e vi abbiano spinto a esplorare ulteriormente la realtà che il cinema ci propone. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video. Grazie per essere stati con noi e ci vediamo alla prossima!